Qualche giorno fa un team di scienziati ha previsto che un'enorme tempesta solare colpirà la Terra entro 10 anni. Gli effetti saranno superiori a quelli dell'attività dell'89, che rischiarono di portare la tecnologia indietro di decenni. Il passo successivo sarebbe l'azzeramento di tutti i sistemi di comunicazione, GPS, interruzione delle linee elettriche e collegamenti satellitari. Ora, senza allarmismi, cosa succederebbe se non ci fosse più internet? Dobbiamo ristabilire la connessione. Sì, in effetti hai ragione, dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo provato con le patate. Sì, con i topi morti. Cazzo, con le sedie abbiamo provato. Con i cammelli. E abbiamo fatto pure il giro dall'ortolano. Cazzo. Ma non abbiamo ancora provato a cercare su internet, vecchio. Che bella idea, ha ragione. Vecchio. In effetti internet. Thank you.
possibile. Ti piace, metti mi piace, oh guarda anche questa condividila, ti piace, dai! Certe compagnie sono proprio sfigate! Hashtag scherzavo! Sento la sveglia suonare, mi alzo, la spengo, mi dirigo in bagno, saluto ciao. Pollo. Ciao sole. 1, 2, 3, ciao! Esco dal bagno più pettinato di prima. Mi dirigo verso il salotto per mettermi le scarpe. Scarpe o ciabatte. Mi metto dei sacchi di plastica. Mi dirigo in camera per scrivere una mia frase su un post-it. Ho finito i post-it ieri e scrivo su un foglio A4. L'attacco all'armadio e prendo il mio iPhone per fare una foto. Connessione assente. Ricarico. Connessione assente. Impazzisco. Apro l'armadio, chiudo l'armadio. Esco di casa, cado dalle scale. Scendo dalle scale, impazzisco. Ma che cazzo stai facendo? In un angolo nascosto del mondo, lui aveva già previsto tutto e sapeva chi era il colpevole. Ma nonostante ciò, aveva la soluzione. Connecting. Questa era la nostra idea di come sarebbe il mondo senza internet. Se vi è piaciuta mettete mi piace, lasciate un commento e soprattutto condividete, dateci dei consigli, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!